Bentornati sul canale di Giusti Next Gen. Ragazzi, siamo tornati oggi su Formula 1 2015 nella carriera corsa a San Pete. E ragazzi, come vedete dalle immagini, siamo nel tracciato di Monte Carlo, circuito di Gran Premio di Monte Carlo. Ragazzi, questo è il mio tracciato preferito, perché secondo me qui bisogna essere veramente bravi. Questo è un tracciato tecnico, non bello magari da vedere neanche nella tappa di pochi sorpassi, ma da guidare, ragazzi, è il miglior tracciato possibile. Ma ragazzi, qui siamo nel giro di qualifica. Io ho usato solo le gomme dure e per questo giro di qualifica invece andrò a usare le gomme morbide, quindi un set nuovo. Andiamo a vedere come va il giro di qualifica. Ok ragazzi, eccoci giunti nel giro di qualifica. Come sapete, in questo tracciato, ragazzi, è fondamentale cercare di arrivare primi. Vediamo chi è il primo. Rosberg, ragazzi, attenzione. Allora, sfida con Rosberg, che ha fatto il giro più veloce. Attenzione qua, ragazzi, che non voglio fare errori e dopo promettere la gara, vedete qua è facile toccare i cordoli e quindi perdere la macchina nelle prove libere. Ovviamente qualche volta mi è già capitato. Qui ragazzi potete farla anche in prima, io la faccio in seconda, ma potete farla anche in prima volendo qui la curva. E attenzione ragazzi ad accelerare in maniera proprio brusca. Ah, attenzione ragazzi, ora Hamilton in primo. Qui ragazzi, se siete bravi, tenete spinto leggermente il freno e continuate a fare quella curva per guadagnare qualche secondo. Qui ragazzi, se scavate fino alla seconda, in quarta. Qui ragazzi, attenzione a questa curva che è bastarda al 100%, qui dovete essere bravi a non perdere aderenza. Attenzione qui di Valcarena, vediamo ragazzi se siamo primi. Attenzione ragazzi, 1:20:511. Sì ragazzi, primo Hamilton, 1:23:115, 2 secondi e mezzo, 2 secondi e 6. Ok ragazzi, andiamo ora nella gara del Gran Premio di Monte Carlo. Eccoci giunti ragazzi nella gara di Monaco o di Monte Carlo, come volete chiamarla. Subito al via ragazzi, attenzione. Allora, si parte subito, stacco, frizione imperioso di Vettel, ma Hamilton ci ha bruciati ragazzi, e anche Bottas. Hamilton e Bottas ragazzi ci hanno superati, siamo terzi, dobbiamo recuperare 2 posizioni ora per vincere la gara. Attenzione a Bottas che ha avuto quindi uno stacco imperioso. Guardate come si mette in protezione della traiettoria Bottas. Attenzione qui. Eccoci qui ragazzi, subito sto inseguendo Bottas. Ragazzi, non parlerò molto perché questo è un gran premio difficile e di concentrazione massima, non si possono fare errori qui ragazzi. E qua attenzione che sono arrivato a ridosso di Bottas, ma non abbastanza per poter trovare un attacco. Qua ho dovuto buttare la barriera ragazzi, perché stavo arrivando fortissimo, sarei andato contro Bottas, quindi ho dovuto rallentare. Sono ovviamente molto più veloce di Bottas, questo è sicuro, ma per ora non sono ancora riuscito ad attaccare. Ragazzi, secondo giro appena iniziato. In genere mi chiedi se passarlo, secondo me non lo voglio fare, non ho capito che ha a che fare con un vero e proprio mastino il mio ingegnere. Attenzione qua, mi sono di nuovo avvicinato a Bottas. Voglio provare qua ad attaccarlo, perché qua ho possibilità. No ragazzi, bravissimo Bottas però. E attenzione! Allora ragazzi, sì, ce l'ho fatta. Che sorpresa. Ce l'ho fatta ragazzi. Grazie. Anche l'ingegnere mi ha detto che sorpasso. Ok ragazzi, terzo giro, siamo a ridosso di Hamilton e abbiamo anche il DRS disponibile.
Potrei provare lo stesso passo che ho fatto su botta, scorre attento. Se è passato, amico, ragazzi. Molto bravo, si mette al centro e non mi lascia passare. Ragazzi, Hamilton è più esperto di Bottas, quindi non mi fa passare in quella curva. Non sarà facile, ragazzi, superare Hamilton. Ottimo, ragazzi, sono riuscito a stargli addosso. Allora, attenzione, ragazzi, ho il DRS, sì, questo che volevo. Attenzione, ragazzi, sorpasso su Hamilton. Riuscito grazie al DRS, ragazzi, abbiamo superato Lewis Hamilton, la manovra mi è riuscita, grande sorpasso. E ora devo fare attenzione, ragazzi, a non fare errori a livello di tracciato. Ok, ragazzi, allora mi hanno appena richiamato ai box, quindi ragazzi, box in questo giro, eccoci qui. Non dovrebbe accadere nulla, abbiamo, mi sa, 9 secondi di vantaggio su Hamilton, quindi problemi non ci dovrebbero essere. La cosa che mi preoccupa sono i doppiati. Ragazzi, rientriamo con le gomme tire e finire la gara, ecco lì. Ragazzi, i doppiati sono la cosa che mi preoccupa di più. Più attento alla linea gialla, ok. Perfetto, possiamo rientrare dietro Kimi Raikkonen, quindi il nostro compagno di squadra ci fa da battistrada. Raikkonen ora dovrebbe rientrare per il suo di pit-stop, quindi dovrebbe togliere davanti. Sì, infatti Raikkonen non c'è più e siamo nuovamente primi. E ragazzi, metà gara, siamo primi. Siamo nel corso dell'undicesimo giro. Hamilton è a 4 secondi, quindi ha recuperato probabilmente 6 secondi. E ragazzi, davanti a me vedo il primo doppiato. Spero che non mi crei problemi. È una Marussia, sì. Attenzione, quindi ragazzi, primo doppiato. In questo tracciato diventano molto problematici. È Mary davanti a noi. Signora, ragazzi, eccocelo qui davanti. Ecco, mi stanno sventolando le bandiere blu. Spero che abbia capito che dietro c'è una Ferrari e non il suo compagno Stevens. Ragazzi, mi avvicino con molta calma a Mary, non voglio veramente rischiare nulla. Vedete, mi hanno fatto segno di lasciarmi passare. Ok, ragazzi, ora mi ha lasciato passare senza particolari problemi. Ragazzi, ultimo giro, questo ovviamente lo seguiamo insieme. Scalo più in seconda, ragazzi, per avere controllo massimo. Abbiamo 5 secondi e 8 su Lewis Hamilton, che quindi è abbondantemente distante, molto distante. Quindi terza marcia, abbiamo sfiorato i cordoli, ovviamente le gomme sono abbastanza usurate, quindi la macchina non ha più l'aderenza dell'inizio gara, cioè, scusate, del dopo pit stop, volevo dire. Prima, seconda, di gran carena qui, ragazzi. L'avventura alle tue spalle procede al massimo dei giri con miscela 3. Si prepara l'attacco. Hamilton ha messo la miscela 3 per cercare di recuperarmi, ma non ha capito proprio nulla. Ragazzi, davanti ho ridoppiato, per fortuna che è l'ultimo giro, quindi non mi daranno problemi. Ok, ragazzi, siamo all'ultima curva, eccoci qui, ragazzi, sul traguardo, non ci posso credere. Bandiera a scacchi, vince ancora
Sebastian Vettel. Abbiamo vinto, ragazzi. Siamo riusciti a vincere. Grande vittoria in rimonta questa volta. Eccoci qui, giro veloce in 1.20 e 310. Invece Lewis Hamilton più veloce l'ha fatto in 1.22 e 821. Quindi ragazzi, grande gara di Sebastian Vettel e della Ferrari. Ragazzi, questa è la classifica attuale con 150 punti per Vettel. Segue Rosberg 96, Hamilton 84, Raikkonen 74, eccetera, eccetera, eccetera. Ok ragazzi, allora anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuta questa gara, mi raccomando, lasciate un like, commentate, fatemi sapere se vi sta piacendo il campionato, se avete qualcosa da dirmi, condividete il video, se non avete fatto il mio conto iscrivetevi al canale, consigliatelo anche ai vostri amici. Ragazzi, qui sotto come sempre trovate tutti i miei social, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat e Telegram. Noi ci vediamo al prossimo Gran Premio di Formula 1 qui da Genio 83. Ciao gamers!